ci predisponiamo all'ascolto, cominciando questo incontro. Allora, in qualità di dirigente scolastico del liceo Volta, dico solo due parole di apertura e di ringraziamento. Oggi è un'altra bella giornata, il liceo Volta scrive una delle tante belle pagine della sua storia, perché ospita, ha l'onore di ospitare Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, la cui vicenda così conosciamo, ma poi ripercorreremo attraverso l'intervento di Giovanni Impastato, il fratello. Questo incontro ha un senso molto importante per la nostra scuola, perché si colloca all'interno delle iniziative per la legalità che appunto fanno parte del cammino educativo e didattico del nostro istituto. Questo incontro ha un significato particolare proprio per la vicenda che racconta e che narra, e ha il valore appunto della testimonianza. Nel momento in cui si parla di testimonianza si parla di memoria, e noi sappiamo quanto sia importante, soprattutto in queste vicende, avere la memoria storica di quanto è accaduto. Ringrazio voi tutti per l'attenzione con cui presterete, diciamo così, che presterete a queste parole di Giovanni Impastato, che appunto ringrazio per il suo intervento. Ringrazio poi anche il professor Rosso, che coordinerà dell'ACI e Eco Informazioni, che coordinerà gli interventi. Ringrazio la dottoressa Veronella Di Anna, presidente del consiglio comunale, che oggi è qui con noi e che con noi condivide questo momento. E ringrazio tutti, la professoressa Leali, che ha la professoressa Iergolino, che hanno voluto e organizzato fortemente questo momento, e tutti coloro che a vario titolo intervengono e daranno questa mattina il proprio contributo. Passerei subito la parola al professor Rosso per iniziare questo incontro. Buon ascolto a tutti. Grazie.